Ciao ragazze, come state? Facciamoci compagnia anche oggi e vi faccio compagnia con un video che mi avete richiesto tante volte. Mi avete richiesto l'update. Io in realtà ero molto indecisa se farlo perché so che è un video molto controverso, a chi piace tantissimo, a chi non piace affatto. Io appartengo alla categoria di coloro a cui piace tantissimo guardare questi video. Per cui mi diverto anche a farlo e quindi lo faccio. Sto parlando del video What's in my bag, ovviamente quarantena edition. Allora ragazze, ho preso la borsa stamattina così com'era perché in realtà sono 15 giorni che sto in casa, non sto uscendo, siamo obbligati a non uscire, anzi mi raccomando ragazze, restate in casa, non uscite. Io non esco quasi mai, è per le necessità vere, come per esempio andare in farmacia o fare la spesa, mando ovviamente il mio compagno. Quindi la borsa l'ho posata l'ultima volta che sono andata appunto a fare delle visite in ospedale, al rientro l'ho appesa, l'ho messa al posto e stamattina la riprendo, non ricordo nemmeno cosa c'è dentro, ragazze. Allora, la borsa in questione è questa qui. Ed è una borsa che mi piace tantissimo, l'ho comprata già circa 3 anni fa e la utilizzo tanto perché mi piace il fatto che sia rigida, vedete, è fatta in questo modo, molto capiente, rigida, e poi ha la tracolla molto larga, cosa che io amo nelle borse perché mi viene più comodo appunto portarla così a tracolla, però si può portare anche a braccio in questo modo, quindi mi piace tantissimo veramente questa borsa. Allora, c'è una cerniera centrale, andiamo ad aprirla e cominciamo a vedere cosa c'è. Vedo quello che c'è così, ecco qui che comincia ad arrivare un po' di vergogna perché c'è sempre un disordine assurdo nelle mie borse. Voi dovete sapere, ragazze, che io sono una disordinata cronica, per cui ultimamente l'avevo anche ordinata la borsa, ma già aprendola mi rendo conto che non c'è fine al peggio perché io prendo e metto tutto quello che mi capita all'interno della borsa e quindi ci troviamo di tutto e di più. Allora, la prima cosa che spunta è questa, ragazze, che è la mia agenda. La luce è quella solare che viene dalla finestra, quindi io non so come fare per farvi vedere bene le cose. Cerco, ci provo. Aspettate, vediamo se cambiando un po' inquadratura così, magari. Comunque, è questa la mia agenda, che è un'agenda di Mr. Wonderful. È più precisamente quella piccolina tascabile, vedete, che io metto in borsa e mi viene molto facile, anche se sinceramente mi sono un po' pentita di aver preso questa perché mi trovo meglio con quella più grande, e l'anno prossimo sicuramente comprerò di nuovo quella, però al momento sto utilizzando questa e la porto in borsa per segnarci appunto appuntamenti, tutto quello che serve. Spuntano dei guanti. In questo momento non se ne può fare a meno. Io li avevo messi probabilmente quel giorno quando sono andata in ospedale e li ho lasciati qua, me ne sono dimenticata, anzi adesso li metto qui così li andrò poi ad utilizzare eventualmente. Poi allora vediamo quello che c'è all'interno nella parte centrale della borsa. Intanto c'è questo portaocchiali qui, ragazze, che ho preso da Tiger, che mi piace tantissimo. È un portaocchiali in tessuto del quale mi ha colpito il colore, la fantasia, vedete, bellissimo veramente, la fantasia, il colore e questo contrasto col fucsia all'interno. E ci ho messo dentro i miei occhiali appunto da presbite. Quindi quando mi servono li vado a mettere e ce li ho sempre in borsa perché per casa ovviamente ne ho un altro paio. Il mio porta documenti, porta monete, è fatto così, vedete, molto carino. Questo l'avevo preso da Carpisa e all'interno dello stesso c'è qualche soldo. Qualche soldo. Poi ho il bancomat, altre schedine, il
la carta d'identità, tutti i documenti, ecco, all'interno, qui nella parte centrale, e poi da questa parte qui altre cose che non vi sto a dire, ragazze, però è molto comodo perché appunto mi evita di portare con me il portafogli, perché io ho un portafogli gigante, quindi questo qui mi piace davvero tanto. Tra l'altro le singole pochettine si staccano, vedete, e si possono portare anche singolarmente al bisogno, però io non le stacco quasi mai, anche perché poi mi viene difficile riattaccarle. Infatti, mannaggia, vabbè, pochette su pochette, viene fuori questa qui. Questa mi era stata regalata anni fa da una ragazza, che saluto se in caso mi guarda ancora, ed è una pochettina carinissima che aveva preso sicuramente da H&M, all'interno della quale ho messo le cuffie e il caricabatterie per l'auto, perché così me lo ritrovo in borsa quello che mi serva. Ecco qua, fazzolettini di carta, altri fazzolettini di carta, un portaschede fatto così, vedete, molto semplice, nero, in ecopelle lucida, con tutte le schede a portata di mano. Questo è molto molto comodo, ragazze. C'è questa qui, che è la mia pochettina del make up di camomilla. Questa l'avevo presa veramente tanto tempo fa e la adoro, perché tra l'altro è legata a un valore anche affettivo, mi piace tantissimo. Tra l'altro, all'interno della stessa ho messo proprio giusto quattro cose. Tra l'altro adesso le metterò qui perché sinceramente non c'è necessità di portarle appresso, e sono il mio fondotinta compatto, la matita per le sopracciglia, un correttore illuminante, un mascara e una matita nera, quindi proprio l'essenziale per il make up. Però adesso lo vado a mettere sul mio vanity table qui. Occhiali da sole, questi sono quelli di Ray-Ban, i miei Ray-Ban che utilizzo sempre, quelli che utilizzo veramente sempre, la maggior parte delle volte utilizzo questi, anche se ne ho veramente tantissimi altri, però questi mi piacciono un sacco. Di recente li ho anche cambiato, loro le lenti, per cui essendo ambrati mi piace un sacco la sfumatura che fanno, come mi proteggono gli occhi, e mi ci trovo veramente da Dio. Le chiavi, che sono state decisamente alleggerite rispetto al passato, e ho questo, mi pare di averlo preso questo da Marlou, mi pare di sì, Miriade Marlou, ecco, ed è il portachiavi con l'iniziale del mio nome. Poi ho la chiave, questa chiave qui, con questo bellissimo coprichiave che avevo preso da Tiger, vedete, a forma di cupcake, un'altra chiave, e poi un portachiavi della Madonna di Lourdes, che ci aiuti tutti. Questa, ragazze, che è l'unico gel disinfettante per le mani che ho trovato in questo periodo, e l'ho pagato la bellezza di 5 euro, una cosa impressionante, quindi lo sto centellinando, non se ne trovano più. Questo qui è l'unico che ho utilizzato, lo porto sempre in borsa, perché quando siamo fuori casa dobbiamo lavarci sempre le mani, ovviamente, quindi davvero introvabili, e questo qui lo sto utilizzando proprio goccia a goccia. Un'altra pochettina, all'interno di questa pochettina piccola piccola, molto carina, questa era un omaggio, mi pare, no, non era un omaggio in realtà, ci uscivano gli smalti di pupa, e io l'ho utilizzata, lo utilizzo per metterci, l'ho riutilizzata, ce la faccio a parlare, per metterci delle cose che mi servono, mi possono servire appunto quando sono fuori, ossia burro cacao, questo di Brochet, al cocco mi sembra, sì, poi una crema per le mani, e questa qui è di Mercy Andy, e delle limette, quindi un pacchetto di lime,
in modo tale da averla a disposizione. Sono tutte limette fatte così, vedete? Questa è una piccolina, eccola. All'interno di questo scatolino ce ne sono altre, tutte uguali, e possono sempre servire per sistemarsi le unghie nel caso in cui si rompano. Poi questa è una figata, ragazze, perché contiene al suo interno, questo mi era stato inviato tempo fa da un'azienda cinese, forse Born Pretty Store, comunque all'interno ci sono dei fogli di sapone che poi a contatto con l'acqua appunto diventano, si sciolgono, sapone vero e proprio, e in questo periodo è molto molto utile. Infatti ne avevo due, uno l'ho finito e l'altro invece lo sto utilizzando, e quando finirò quando lo finirò dovrò assolutamente trovarne ancora, perché sono davvero comodi. E poi ho questo specchietto qui, che è uno specchietto che io amo, ragazze, perché è di Looney Tunes, vedete? Io adoro veramente questo specchietto qui, nel caso in cui serva mi ci guardo, c'è sia la parte piccola che la parte ingrandente. Rimetto tutto dentro. Questa che è la pochette delle medicine, questa pochette mi era stata regalata tempo fa ed è di Carpisa, ma tanto tanto tempo fa. All'interno ci sono, come potete ben vedere, medicine, 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 cerotti, assorbenti, una mascherina, medicine, 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 insomma la pochette delle medicine, senza la quale io mi sento perduta da grande ipocondriaca quale sono. Poi andiamo a vedere invece, andiamo adesso a vedere cosa c'è nella tasca, questa qui, e ci sono gingomme o chewing gum, quel dir si voglia, due tipi ne ho. Allora, le mie preferite sono assolutamente quelle alla liquirizia, però non avendo trovato le Vigor Sol alla liquirizia ho preso queste, che non sono affatto male. Eccole qua. E poi queste. Quindi queste sono le mie gingomme del periodo. Poi ho due caramelline a menta, sempre. Poi ho un altro gel detergente, in questo caso, che è quello di Mercy Handy, con la faccina di paperina che sta finendo. Adoro. E poi, ragazze, ho un rosario. Io sono molto credente e in quest'ultimo periodo soprattutto mi sono avvicinata ancora di più alla fede, e questo rosario l'ho messo in borsa e adesso lo metto qui sul comodino, perché la sera mi dà un grande conforto e sostegno. E questo è quanto, ragazze, questo è quello che ho all'interno della mia borsa. Vado a rimettere tutto di nuovo dentro, anche perché in questo periodo non esco, quindi non c'è necessità di cambiarla o di cambiare borsa. Adesso cerco di mettere le cose in maniera ordinata, facendo così e incastrando tra loro le pochettine. Effettivamente mi trovo decisamente meglio rispetto al passato e sono un pochino più ordinata. Devo dire la verità, mi sono stupita di me stessa, perché pensavo di trovare peggio di peggio, invece no, devo dire la verità. Quindi questa è la mia borsa, adesso la vado a rimettere a posto, e questo era il suo contenuto. Bene, io spero di avervi fatto compagnia con questo ragazze, spero di avervi fatto compagnia con questo video, di aver parlato un po' con voi, insomma, di avervi fatto staccare la testa un po' dalle brutte cose che stanno succedendo intorno a noi in questo periodo, e che molte volte mi spaventano tantissimo. Però cerchiamo di guardare con fiducia e positività al futuro, e soprattutto cerchiamo di attenerci alle regole. È molto importante che tutti lo facciamo, in modo tale da poter uscire da questo periodo. Ragazze, mi raccomando, siamo responsabili, veramente è una cosa importantissima. Quindi adesso io vi saluto, ragazze, e vado a continuare la mia giornata qui in casa. Ci vedremo sicuramente con un altro video prestissimo. Mi raccomando, vogliatemi bene, perché io ne voglio a voi. Ciao ragazze, stay strong.